Presentata oggi la tournée in Argentina dello spettacolo Grigia Assenza del TSA, la presenza del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, spettacolo in collaborazione con il Teatro del Sangro. Dal 22 novembre all'8 dicembre in Argentina il TSA porterà lo spettacolo per 10 appuntamenti in diversi teatri. Grigia Assenza è l'opera di Roberto Tito Cossa con traduzione e regia di Stefano Angelucci Marino, un autore di origini italiane ma che ha fatto le sue fortune in Argentina. La trama racconta l'esilio di una famiglia di italiani e dei loro discendenti che lasciano l'Argentina emigrando in Italia, dove aprono un ristorante. L'argomento è particolarmente caro a noi che ci occupiamo di queste tematiche già da molto tempo ed è l'emigrazione di ritorno. Una famiglia di italo-argentini torna a Roma, in Italia, per aprire una trattoria, pensando di trovare finalmente la pace, la quiete, i soldi e tutta la tranquillità possibile. In realtà scoppiano in Italia tutte le contraddizioni e tutti i problemi legati a chi non è perfettamente italiano o non è perfettamente argentino, o meglio, è perfettamente italiano e perfettamente argentino. Molto soddisfatto il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha sempre sostenuto questo tipo di lavoro fatto con le comunità italiane all'estero, la cultura abruzzese che esce dai confini. E portare il buon teatro in lingua italiana in Argentina presso le nostre comunità, che accolgono con entusiasmo queste occasioni di interscambio culturale, di rinnovamento e diciamo, rafforzamento anche delle radici e dei legami che sono sempre esistiti e che continuano a essere coltivati tra la comunità degli abruzzesi nel mondo intero, in questo caso in particolare in Argentina, è la terra di origine. Quindi noi sosteniamo con forza e con entusiasmo questi progetti culturali, ringraziamo le nostre istituzioni culturali, Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con il Teatro del Sangro, per aver avuto la capacità anche quest'anno, e diciamo, sta crescendo sempre di più questa capacità, non è il primo anno in cui si fanno tournée all'estero e soprattutto in Sud America, quest'anno anche con i patrocini e finanziamenti del Ministero della Cultura e del Ministero degli Esteri attraverso l'Istituto di Cultura Italiana a Buenos Aires, in Argentina, e noi diciamo, sosteniamo con forza questi progetti perché sono progetti che servono a tenere vivo questo legame.